Salve a tutti ragazzi, sono l'Arcane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Oggi, su richiesta di alcuni dei miei student, andiamo a rivedere assieme un po' di mani giocate da me in coaching, alcune probabilmente registrate in qualche filmato di YouTube, altre giocate nelle nostre sessioni a due per le sessioni individuali con gli student per vari motivi. A volte guardo loro giocare, a volte guardano me, a volte facciamo un sacco di teoria, ma oggi parliamo di pratica. Penso che siano una ventina probabilmente di sessioni. Possiamo dare un occhio alla durata media, attorno alla mezz'ora, 40 minuti. Nella nostra ora di coaching ci facciamo il nostro, non so, tre quarti d'ora di game, poi andiamo a leggerci una mezz'ora le mani, poi ne commentiamo assieme un po'. Insomma, sono più o meno tutte mani giocate su sei tavoli, suppongo, forse qualche volta quattro, ma generalmente su pochi tavoli, apposta perché quando andiamo a giocare, come i miei studenti sanno, io devo sempre bettare un po' di rake e mi diverto sempre un po' a tenere uno stile leggermente overplayer nel lato un po' più loose di ciò che tendo ad insognare, per così dire. Però alla fine abbiamo giocato 30-26-11, quindi più o meno uno stile nel lato semi-loose aggressive, vagamente. Cercheremo di trarre un po' di considerazioni generali, sia dalle stats in generale, per quanto ovviamente le mani sono solo 7500, quindi di certo non sono state significative, però sicuramente possiamo andare a capire qualcosa di come abbiamo impostato questo stile. Come idea, grosso modo, saranno 3 o 4 sessioni No Limit 2, immagino saranno, non lo so, 5 No Limit 5, un po' No Limit 10, perché faccio spesso coaching a questo stake, e poi saranno quelle 5-6 sessioni di gioco No Limit 25. Andiamo a dare un occhio, partiamo dal nostro cash game results graph. Veramente in queste mani abbiamo cercato di tenere una linea rossa il più possibile, diciamo orizzontale, nel senso senza andare a perdere i milioni. La curva blu è stata anche aiutata dalla run, perché ovviamente non è che possiamo sperare di vincere sempre così tanto. Chi ci crede è probabilmente un povero illuso, però di certo possiamo dire che la rancia è stata favorevole, ma di certo non abbiamo contribuito a far sì che ciò non accadesse. Non vinciamo i massimi con la nostra curva rossa, vinciamo, cosa saranno queste, 300 bb, quello che è, ma di certo non andiamo a perdere molto, e questa è la cosa un po' importante. È chiaro che in questo stile vagamente overplaying ho già visto anche di aver avuto una river con l'efficiency attorno all'1,5, che è relativamente bassa, relativamente, quindi probabilmente avremmo sicuramente potuto impostare un po' meglio i nostri range, ma la nostra linea di gioco era quella, diciamo, per mostrare al giocatore, lo student che stavo seguendo, che alla fine l'importante non è tanto un range basato su una tabella che noi andiamo a seguire, ma meglio sicuramente avere una lettura migliore sulla situazione che stiamo affrontando. Diamo un occhio veloce anche ai vari stake. La nostra curva di No Limit 2 ha tenuto una rossa leggermente positiva, che è qualcosa di positivo, direi. Andiamo a vedere velocemente quella del 5, di nuovo questa volta in sostanziale even, che è comunque una cosa che non ci dispiace. La curva del No Limit 10 è anch'essa in sostanziale even, quindi non dipende troppo dallo stake, dipende solo da che giocatori stiamo affrontando e come abbiamo deciso di affrontarli. La curva del No Limit 25 è addirittura più positiva delle altre, anche dovuta al fatto che di solito quando faccio coaching a questo stake lo faccio verso le 2,5-3, dove ci sono principalmente grinder e pochi fish, relativamente meno fish, insomma. Il fish occasionale ovviamente per ovvi motivi lavora, per cui probabilmente non potrà giocare a poker verso le 3 di pomeriggio, mentre invece sarà più spesso ai tavoli ad altri orari. Comunque andiamo a dare un occhio alle nostre statistiche posizionali per iniziare a ragionarci su per ciò che abbiamo fatto. I nostri range di unopened sono stati 16,5, 30, 47 da bottom, 66 unopened da small, per cui abbiamo cercato di improntare una linea abbastanza nel lato aggressivo. Abbiamo tribettato forse un po' troppo da small blind, ma 12,2 credo ci possa anche stare, 11 da BB, e abbiamo tribettato un po' meno collando un po' di più da bottom, dove colcolliamo un 15 e tribettiamo un 8, più o meno il contrario dello small blind, dove colcolliamo un 3,5 e tribettiamo un 12. È interessante questa linea forchetta, queste due stats, col call, tribet, tribet, col call, perché dobbiamo cercare di abituarci a bilanciarle nel miglior modo possibile. Probabilmente in questi spot siamo stati un po' nel lato overplayer. La linea di forbet totale è stata 6,2, un po' più alta della media, diciamo, di quello che avrei pensato di aver tenuto in queste mani, ma le vedo più o meno con voi per la prima volta, per cui mi è permesso stupirmi. La nostra linea di call verso stribet è stata attorno al 30% di media da più o meno tutte le posizioni. Abbiamo difeso qualcosa di più da under the gun, ma abbiamo meno di 1000 mani, per cui assolutamente che stats, diciamo, piuttosto randomiche. La cosa che ci interessa è che abbiamo difeso 28,3 e 6,7, la cui somma per magia
fa 20, 35, quindi circa un terzo del nostro range, può fare 35, fa 35, fa 34,93, immagino, no, fa proprio 35. Quindi giugiui, il nostro squeeze è stato del 12.2, le mani sono poche, sembra più alto da bottom, ma da bottom dobbiamo ricordarci che per assistere a uno squeeze da bottom dobbiamo affrontare il rilancio di MP più call di cutoff, per cui questo 13% è su un campione di mani molto ridotto rispetto per esempio al 13% da BB, dove possiamo affrontare un original raise del MP, del cutoff e del bottom e un call del cutoff, bottom e small blind, quindi ci saranno sicuramente molti più casi in statistica. La nostra linea di Went to Showdown è stata un po' più bassa dai bui, 28-24, una media diciamo del 25-26, quello che è, e più alta in posizione attorno al 30 come idea. Il nostro win non ci interessa perché dipende troppo dalla run, 57 è piuttosto alto, 53-54 va benissimo, non ci ragioniamo troppo. Le cose che ci interessano sono più che altro queste, per esempio la nostra linea di Cibet che è stata 57-53, la nostra linea di aggressione che è stata 4-8 flop, quindi leggermente un po' più alta del nostro standard, un po' leggermente più bassa turn, una riverbetta attorno al 20%, giusto per creare diciamo dei giusti range nelle varie nei vari spot. Andiamo a vedere anche le statistiche by stakes, perché ho messo anche qua un po' di statistiche da andare a vedere assieme. Per esempio era interessante la linea di check raise che è rimasta 3 a no limit 2, 5 a no limit 5, 7.7 a no limit 10 e attorno al 9% al 25%, forse probabilmente un po' troppo alta. Quando andiamo a leggere qualcosa superiore al 5 probabilmente il giocatore è un po' troppo tricky, però come diversi dei miei students sanno, insomma, se già avete visto un po' di altro materiale caricato caricato nel canale, avete visto che la nostra linea di check raise è praticamente sempre bilanciata sul nostro avversario e sul nostro range in quella mano specifica. Possono essere interessanti i nostri range unopened 16 5 30 47 66, come idea 15 30 45 60, come idea ovviamente può essere un'idea di range medio, potremmo probabilmente allargare di più da middle, ma non esageriamo, allargare un po' meno da small, ma è sempre in linea esploitativa, anche per cui anche in questi casi cerchiamo di non fare un po' troppo i gradassi, già così abbiamo forse esagerato. La nostra linea di Cibet, il nostro fold interessante, circa 55-55 flop turn, per cui tendiamo a difendere circa metà range in tutti gli spot, probabilmente avremmo potuto difendere addirittura un po' di più in Cibet, contro Cibet sia flop che turn, ma secondo me quando siamo attorno a queste stats siamo comunque difficili da exploitare, per cui va piuttosto bene. La nostra linea di continuation bet è stata 57-53-60, per cui abbiamo cercato di mettere parte di range in tutte le street. Interessante probabilmente anche la nostra linea di squeeze 12, che è più alta della nostra linea di 3-bet, ma non di tanto. La nostra 3-bet media è 10.9, la nostra linea di squeeze è 12.2, diciamo che abbiamo una parte in più di bluff in questa parte di range, soprattutto quando siamo dai bui, e attenzione a non abusare troppo di questo spot, ma quando le situazioni sono ottimali, per cui abbiamo una buona read situazionale, possiamo anche abusare leggermente, cioè sbilanciando un po' per esempio la parte di bluff, soprattutto se i nostri avversari sono dei buoni bersagli e tendono a non contraggiustarci a ciò che stiamo facendo. Possiamo dare ancora un occhio come idea, possiamo andare a vedere su overall e andare a vedere un po' di hands, come ci dice il nostro Hold'em Manager. Ora è un po' che non uso Hold'em Manager 2, speriamo di ricordarmi come si faceva. Andiamo a vedere per esempio i nostri raise unopened dalle varie posizioni, andiamo prima a togliere le varie. Da middle position abbiamo aperto più o meno un range che era, diceva, il 16-17, non ricordo più, che comprenda principalmente il nostro range di base, quindi diciamo le nostre coppie, i nostri asso jack più, q jack e asso 10 più, e in linea esploitativa qualche combo, per esempio asso 9, 10-9, 8 asso suited. Chiaramente su così poche mani è chiaro che a volte avremo anche asso 9, a volte avremo anche 9-8, dipende ovviamente dal tavolo che stiamo affrontando. Se questo è stato più o meno il nostro range da middle, questo è stato più o meno il nostro range da cutoff, allargato con qualche combo in più anche di carta media, soprattutto per le volte in cui arrivava anche qualche fish al tavolo, perché generalmente noi cedavamo su tavoli full reg se possibile, proprio per fare lezioni un po' più diciamo specifiche su spot un po' più interessanti che sempre i soliti spot contro fish, ma ovviamente quando ci si trova in 5 reg al tavolo generalmente qualche reg se ne va e ovviamente tende ad arrivare
arrivare il fish, cosa piuttosto normale. Da Botton abbiamo aperto un range ancora un po' più aperto. Vedete come mi chiedevano diversi student, non è che abbiamo asso X standard nel nostro range di raise and opened da bottone, può dipendere molto dall'avversario che stiamo affrontando. A quanto pare in queste 8000 mani non siamo stati costretti ad aprire questi tipi di mani, dipende troppo dal giocatore che stiamo affrontando. Il nostro range poi da small blind è il nostro range un po' più aperto, ma anche questa è sempre più o meno in linea esploitativa. Può essere interessante andare a vedere per esempio il nostro range di 3-bet, probabilmente da cutoff abbiamo avuto molte poche mani, ma su 8000 mani affrontare il rilancio dell'UTG non è poi così comune. Abbiamo principalmente value con pochissime combo di bluff a quanto pare. Già da button abbiamo allargato un po' il nostro range, vedo che non abbiamo praticamente mai dei connectors, probabilmente abbiamo trovato poche situazioni in cui aveva senso, diciamo, inserire un range di bluff che comprendesse anche un po' di carte medie, di board coverage, diciamo di linea esploitativa contro un giocatore che magari pre-flop tende a chiamare parecchio e post-flop tende a foldare un po' di più. Quindi abbiamo impostato il nostro range con una parte di value che più o meno immagino sarà stata 9-9 più come idea, forse a SOQ più o meno, e la nostra parte di bluff è stata composta principalmente da ACX e qualche altra combo di blockers. Da small blind abbiamo tribettato un po' di più, forse un po' troppo. Comunque anche in questo spot abbiamo preferito la nostra parte di value accompagnata dalla nostra parte di bluff che comprendesse principalmente carte del range di blockers contro il range di valore dell'original raiser. Potremmo andare a vedere un po' la nostra linea di 4-bet più o meno da tutte le posizioni, tanto non è che ci cambi molto. Abbiamo più o meno di nuovo 4-bettato la nostra parte di value, quindi a Q circa 10-10 più circa. In qualche spot probabilmente questo 7-7 magari contro uno short, andiamolo, non lo so, dice che sono due volte l'abbiamo fatto. Comunque abbiamo messo la nostra parte di value e la nostra parte di bluff, giusto che abbiamo questa cosa aperta. Proviamo a immaginare se veramente fossero queste le mani. È chiaro che a volte avremo 9-9, meno volte avremo 7-7, spesso avremo asso 9 asso 7 suited, ogni tanto non avremo asso 9, è come idea. E anche questo KQ immagino siano su pochi risultati, infatti su una mano e su una mano dove abbiamo tribettato anche KQ. La nostra idea è che se noi partiamo da un range di valore più o meno composto da quello che vedo da mani di questo tipo, immagino ci mettiamo neanche solo 50 nella nostra parte di value di 4-bet, abbiamo messo questa parte di bluff, quindi partendo no, abbiamo messo in realtà anche dei 7-7, quindi proviamo a mettere queste combo nel nostro range di value, 70 combo. Quando noi andiamo a mettere la nostra parte di bluff, mettiamo a SOQ nella parte di bluff, su via, se abbiamo 56 combo di value, quando noi andiamo a mettere per esempio queste combo di parte di bluff, ne avremo circa il doppio, circa metà in più che il doppio. Per cui diciamo che nel nostro range c'è una parte di value, una parte di bluff, e la parte di bluff tende ad avere blockers per il range di value del nostro avversario. Questa come linea di principio, poi ovviamente noi adatteremo i range sempre al giocatore che stiamo affrontando nella situazione concreta con la maggior lettura che possiamo avere in quello spot. Non credo ci siano molti altri filtri interessanti da vedere qui. Possiamo andare a vedere ancora da position per esempio la nostra linea di gioco in heads up, immagino sia piuttosto rara, visto che comunque tendiamo a sederci in tavoli full nel momento di coaching. Infatti abbiamo solo 350 mani giocate zap, siamo positivi di quel poco, ma sono veramente poche mani. Però è interessante vedere un po' il range che abbiamo tenuto: 85-85 da small blind, 45-15 da big blind. Il gioco zap non è particolarmente praticato dai reg, insomma, generalmente, insomma, un po' tutti i reg del 6 max, 5 max tendono a non considerare la linea di gioco zap, ma quando facciamo coaching cerchiamo comunque sempre di vedere un po' tutti gli spot, per cui magari andiamo anche a vederci un po' di linea di gioco e zap. Un'altra cosa interessante, proviamo a vedere dal nostro pop-up le impostazioni che abbiamo visualizzato. Vediamo quando noi ci bettiamo, tendiamo a ci bettare una linea piuttosto bilanciata, 57, 52, 55, 55, qualcosa di simile, e contro cibet tendiamo comunque a difendere una linea bilanciata, 50-50, molto circa. Anche nei tribettati tendiamo a tenere una linea piuttosto balance, 60-60. Ecco, questo turn è su 4 risultati nei tribettati, per cui mi raccomando, tanto più la stats va, diciamo, in fondo, per esempio la continuation bet nei tribettati al river o la difesa contro tribet oppure la difesa contro squeeze quando l'original raiser è 1, il call magari allo small e lo squeeze è il BB, sono talmente poche mani in database che abbiamo bisogno di un gran database per ragionare. Come accennavo all'inizio, l'ultima stats interessante su 10.000 mani credo possa essere il BB100, cioè proprio non ha assolutamente alcun significato. Invece già una stats come VPP, preflop raise o una linea di
di range posizionali first in possono avere già significato anche su 10.000 mani. Interessante vedere come noi abbiamo aumentato il range di squeeze, il range di bluff in squeeze. Abbiamo difeso comunque contro il 3-bet e contro restill, quindi contro una 3-bet normale quando noi venivamo dalle varie posizioni, e contro un tentativo di restill quando siamo noi a tentare di rubare il buio. Vediamo come tendiamo a difendere la stessa parte di range, che è approssimativamente un 45% a quanto pare, da quello che dicono qua le stats. Quindi diciamo quel terzo di range, che è il minimo che dovremmo difendere in circostanze normali, più quella parte di range, diciamo quel metà in più, quello che è, insomma, che dipende dalla nostra ridge specifica, dalla nostra posizione, dal margine che abbiamo, dalla lettura che abbiamo sul giocatore, da dove pensiamo di poter andare a estrarre un maggior valore, oppure se la situazione non si aggrada, per esempio perché il 3-bet è un giocatore come QWERTY, per cui relativamente short, abbastanza passivo, piuttosto chiuso, potremmo andare a difendere una parte più bassa del nostro range. Possiamo ancora andare a vedere qualcos'altro, suppongo, non che ci siano mani particolari, ma potrebbe essere interessante ragionare un attimo su questo aspetto. Abbiamo visto una linea di check raise leggermente più sbilanciata del solito, se non sbaglio era qua by stakes, qua in fondo, suppongo. La linea di aggression l'abbiamo vista, ecco, il nostro check raise è nel lato un po' più alto. È un po' più alto perché il tipo di giocatore sensato che troviamo più spesso, vi ricordo per l'ultima volta che sono mani giocate in coaching, per cui generalmente tendiamo a scegliere tavoli con più reg rispetto che i fish, proprio per creare, insomma, diciamo una linea di gioco un po' più dinamica. Vediamo come la percentuale di check raise salga, perché in realtà il giocatore anche più sensato, nel senso pensante, tende a sbilanciare abbastanza le proprie frequenze. Se noi per esempio abbiamo cibettato, la vediamo da qui, flop cibet, turn cibet 57-52, abbiamo, diciamo, come si dice, protetto il range di check, per cui magari abbiamo anche delle combo top pair nel nostro range di check, alcuni parti di draw, insomma abbiamo un range piuttosto bilanciato, per così dire. Un avversario che tenderà a cibettare per esempio 70-40, per dirne una, 70 flop 40 turn, tenderà a sbilanciare molto i suoi range. Quindi possiamo fare questa rapida analisi, giusto perché in realtà l'obiettivo, insomma, delle sessioni fatte in coaching era anche sottolineare l'importanza di tenere una linea rossa decente, di una buona read sui giocatori, un range meno predefinito, meno sulla carta e più sulla situazione specifica. Andiamo ad analizzare quindi il nostro range di bluff contro i giocatori che sappiamo avere una curva rossa negativa, quei giocatori, diciamo, che seguono le tabelle, che ci bettano 70-40, che tendono a foldare più al restill della 3-bet, eccetera. Pensiamo con questo esempio, che dovrebbe chiarire le idee. Il nostro flop sarà un flop di questo tipo, prendiamo questo flop Q8-4 con due carte a picche. Ora pensiamo al nostro avversario, che è un giocatore che rilancia le sue, non lo so, facciamo il suo 40%, le sue 500 combo, quello che è, ovviamente tenderà ad avere altre combo piuttosto che queste, ma non è molto importante, circa 500 combo sono nel suo range di rilancio. Se questo giocatore affronta, noi abbiamo chiamato da bottom, non importa adesso il nostro range, e cerchiamo il nostro up e il continuation bet, essendo un giocatore sbilanciato a 70-40, il suo primo pensiero su questo board sarà più o meno questo: io sono l'aggressore, il mio up mostra debolezza e il board è piuttosto dry, continuo l'azione, esco in continuation bet, per cui tenderà a sbilanciare molto. Non dico che ci betterà veramente il 90% su questo board, ma se normalmente ci mette il 70, qua almeno l'80 probabilmente uscirà bettando. E ora andiamo a vedere che percentuale ha di vero value. No, le sue combo di 7 sono il 2%, la sua combo di doppia coppia, che è questo Q8 suited che le abbiamo messo in mano, se non sbaglio, la sua combo di overpair, sono queste combo di asso asso KK, la sua combo di top pair, e ricordiamoci che un giocatore così tenderà a ci bettarle tutte le sue top pair, per cui anche il suo Q5 suited, il suo Q9 off, per cui tenderà a bettarle tutte, tenderà a bettare anche le sue combo di one pair, per cui gli under pair come 9-9, 10-10, jack-jack, spesso betterà anche la middle pair, per cui combo di asso 8, 8-9, eccetera, e molto spesso tenderà a bettare anche overcard, tenderà a bettare anche, diciamo, i draw che su questo board non avrà, overcard più gutshot, overcard più 3 quinti, varie carte a caso come asso jack, asso 10 simili. Se questo è il suo range di ribarrel, e qua siamo al 35, e ricordiamoci che dopo betterà 80, e anche di questo range dubito possa riuscire a difenderne più di metà, cosa piuttosto improbabile. Essendo un giocatore quindi così sbilanciato, proviamo a pensare che lui possa difendere, esageriamo, questo range il 20%, e dovrebbe difendere tutte le sue top pair, che è una cosa piuttosto improbabile. Ovviamente può avere anche dei draw qua su jack suited, su 10 suited, ma è per, diciamo, per pura accademia. Se lui veramente ha solo un 20% di questo range che può difendere, vuol dire che il restante 60 andrà a foldarlo, che è un 75% del suo totale range di continuation bet. Cioè vuol dire che su un pot di 8 euro, quando noi andremo investire
8 euro. Ci basterà vincere due volte su tre come idea, cioè nel senso che vinciamo talmente tante volte che la nostra giocata è neve più, anche se solo noi lo facessimo in linea esploitativa contro l'avversario. Ciò non vuol dire sbilanciamo il nostro range, mettiamo a ticino il nostro range, o perché quando andiamo a sbilanciare così tanto tendiamo a correggere spesso l'errore del nostro avversario, creando una situazione dove in realtà se anche il nostro avversario difende poco così come fa, andrà diciamo a correggere il suo stesso errore, verrà corretto dalla nostra linea di gioco. Pensiamo a un range di call contro c-bet contro un giocatore 70-40, mani del nostro range di call preflop che possono chiamare qua, potrebbero essere combo di As-8, di 9-9, di Q-Jack e Q-10, con cui chiamerei solo apposta per sfruttare questo 70-40, poterlo value bettare turn se dovesse checkare, poter anche foldare parte del nostro range se dovesse continuare a bettare, considerando anche che è un giocatore 70-40, quando continua il turn è decisamente interessato a continuare la mano ed avrà un range un po' più forte, quindi tenderei a chiamare solo le mani del nostro range medio, come Q-10 per fare un esempio unico, tenderei a chiamare solo i nostri draw più forti come As-5 pick, As-3 pick, 10-9 pick, Jack 10 pick, insomma i nostri draw veramente più forti, magari raisando qualche draw particolarmente debole se proprio, ma soprattutto che possa avere una parte di blocking. Proviamo a pensare a un range di rilancio, quindi la parte di bluff, di check raise in sostanza, se siamo fuori posizione contro questo giocatore. Nel nostro range di bluff potrebbero esserci delle combo di As-5 suited, 6 suited a cuori, 5-6 suited a cuori, 10 jack cuori, jack 9 cuori, combo che abbiano incastro tre quinti, un minimo di blocker. Pensiamo a una mano come jack 10, bloccherà q jack, bloccherà q 10, bloccherà jack jack e 10-10, mani che potrebbero volerci chiamare se noi dovessimo rilanciare. Una mano come asso 5 suited, tre quinti scala, tre quinti colore, blocker asso q, blocker asso asso, e ha comunque diciamo la possibilità di migliorare. Infatti se il nostro avversario è molto sbilanciato, generalmente quando ci chiama tenderà ad avere una mano relativamente forte. Proviamo a mettergli un KQ in questa mano, proviamo a mettere noi una mano come asso 5 a cuori come idea. La nostra mano ha un 20% di equity, quindi quando veniamo chiamati dal nostro avversario abbiamo ancora la possibilità di andare per un piatto piuttosto grande. Il 20% delle volte possiamo pensare di vincere un buon piatto, perché il nostro oppo sarà più probabilmente in top range. Quando dovessimo essere resati flop potremmo foldare una mano a bassa equity, per cui non piangeremo certo a foldare una mano con il 20% di equity. Se noi invece qua avessimo resato una mano forte, come per esempio prendiamo addirittura 6-7 picche, 6-7 picche contro top range vince il 50% delle volte circa, e quindi siamo abbastanza vicini alle V per chiamare un all-in diretto. Però se pensiamo a un piatto di 5 BB al flop, dove noi check raisiamo, il pot arriva a 25 BB, Oppo ci investe uno stack e noi stiamo investendo più o meno al 45%, creando una giocata in break even che onestamente ci interessa abbastanza poco, perché sostanzialmente si farà produrre rake. Rischiamo di dover foldare delle mani veramente forti con la lacrimuccia. Se noi invece chiamiamo solo mani di questo tipo, qualora il nostro oppo dovesse cercare turn potremmo trasformare tantissima parte del nostro range in bluff, e quando dovesse ancora bettare turn, se noi dovessimo migliorare, molto probabilmente andremo a estrarre un buon profitto dal nostro avversario. Mi raccomando, poi quando noi abbiamo un range di floating al turn possiamo avere la possibilità ancora di voler bettare, possiamo avere ancora la possibilità di bluffare, perché il nostro avversario sarà poco protetto sul suo range di check, nel senso che quando il nostro oppo per esempio checkerà e noi siamo in posizione su di lui, potremo trasformare molto spesso la nostra mano in bluff, in quanto un giocatore che ha 70% ricibet generalmente tende a sbilanciare molto e tende a proteggere poco, molto spesso tende a check foldare quando non esce con la sua puntata. Questi sono spunti di una linea di gioco diciamo esploitativa, con una parte di range controbilanciato sull'avversario. Ovviamente noi difenderemo più o meno metà del nostro range, di questa metà del nostro range sarà una parte di valore, una parte di bluff, una parte diciamo in linea esploitativa contro il giocatore, così da creare una linea di gioco difficile da esploitare e che possa estrarre il massimo del value in tutte le situazioni. Come ultimo discorso possiamo ricordare comunque una cosa importante: questa c'è molta run, c'è molta varianza, c'è tutto quello che c'è nel poker, per cui assolutamente non pensiamo di poter tenere, non è neanche idea di che BB 100 abbiamo tenuto, perché credo di non aver neanche guardato questa stats, e abbiamo tenuto vabbè lol 50 BB 100 assolutamente in influente, non ci interessa assolutamente nulla, anche se vinciamo un 3
3,60 più 50 di back è assolutamente random su 7.000 mani rannare in questo modo. Potevamo rannare, non so, 100 euro in meno e sarebbe stata esattamente la stessa cosa. La cosa che interessa a noi non sono le statistiche di breve periodo, ma una linea di gioco di lungo periodo, il più possibile insomma, che cerchi di non perdere troppo linea rossa, che cerchi di controbilanciare i range, che cerchi di giocare in maniera, diciamo, intelligente, dinamica, ragionando sul nostro avversario, sui suoi range, sulle sue tendenze, sulle sue abitudini, andando quindi a esploitare il più possibile gli errori che andiamo a trovare nel nostro avversario e dando il più possibile meno punti d'appoggio al nostro avversario perché lo stesso possa estrarre value dalle nostre tendenze. Direi che può bastare come ragionamento su queste mani. Magari andremo a vederne qualcuna nello specifico la prossima volta, potrei segnarmene qualcuna se trovo degli spot particolarmente interessanti, però abbiamo avuto modo di ragionare su veramente tanti tanti aspetti di questo gioco. Quindi queste mani giocate in coaching, filmando i video su YouTube, questo stile di gioco un po' troppo nel lato loose come idea di base, ma proprio per creare una linea di gioco il più possibile, diciamo, sui nostri avversari e non sulle nostre carte. Cioè, sicuramente poi andremo a ragionare sul nostro range, ma la mano specifica che ci è stata destinata, per così dire, è più o meno l'ultima cosa che andremo a vedere quando dobbiamo scegliere cosa fare. Sicuramente un ruolo importante, ovviamente non ha senso non guardarla, però è sicuramente importante tenere in considerazione tutto ciò che stiamo affrontando nella situazione specifica. Direi che, detto questo, vi saluto, ci vediamo ad un prossimo filmato. Un saluto e alla prossima da Lord Kane. Ciao ciao!